Robert Landi e Simone, avete schiantato Modena. Abbiamo fatto una bella partita, penso che abbiamo fatto bene in contrattacco e questo ci ha permesso di fare dei bei punti a vantaggio e questo è importante. La battuta nostra è entrata anche, abbiamo messo tanto su difficoltà loro, abbiamo toccato bene a muro e questo ci ha dato la possibilità di lavorare bene su contrattacco. Penso che il contrattacco nostro è stato buono e siamo riusciti a approfittare bene i punti importanti. Quindi dopo i 20, che erano sempre più importanti, siamo riusciti a fare bene. Loro hanno sbagliato tante battute e hanno continuato a provare, quindi penso che anche questo ci ha dato una mano. Fefe De Giorgi, avete mascherato benissimo l'assenza di Wantorena. Beh sì, nel senso che comunque abbiamo trovato degli equilibri che comunque stanno migliorando di partita in partita in generale. Poi comunque Giri è un buonissimo giocatore tecnico, quindi da quel punto di vista in alcuni fondamentali potevamo stare tranquilli. Abbiamo gestito bene alcune situazioni, insomma, sia al servizio, ma abbiamo messo grande pressione al servizio. E dal secondo set poi abbiamo lavorato anche meglio sulle loro palle alte, abbiamo toccato, difeso, c'è stata una buona intensità. Una buona intensità che proietta la Lube non solo a punteggio pieno in classifica, ma mi permette di staccare Modena dopo aver battuto anche Perugia. Beh, questi sono chiaramente scontri diretti importanti, soprattutto poi giocati in casa, quindi diciamo era importante prendere 3 punti contro una squadra forte. Che oggi probabilmente ha patito un pochino troppo gli errori in servizio, è una squadra che normalmente quando batte sa battere, insomma sa fare male, oggi hanno fatto un pochino più fatica, ma noi abbiamo dato insomma una buona pressione, ecco, in generale. Anche Diamantini ha dimostrato di saper stare nel gruppo. Certo, tutti quanti, tanto quest'anno ho detto è un giro, quindi ci sarà sicuramente l'occasione per tutti di essere utili. Hai guidato la squadra alla grande, percentuali altissime per i tuoi attaccanti, sopra il 75%. Questo sicuramente c'è anche un lavoro della nostra ricezione. Il cambio palla non è solo il lavoro del palleggiatore, il cambio palla è un lavoro anche della ricezione. Secondo me Modena ha dei grandissimi battitori, forse oggi la battuta non è entrata e questo diciamo, ci ha aiutato anche, però anche in contrattacco abbiamo gestito molto bene i palloni contro una squadra che ha un sistema di muro difesa molto forte, per questo siamo contenti perché tutti abbiamo visto che Modena sicuro è la squadra più in forma in questo campionato, però oggi siamo riusciti a limitarli nelle loro qualità e a fare una partita con grandissima intensità e continuità.